Ciao, io sono Anna Venere e oggi parliamo di come abbinare i pantaloni palazzo, o due leg, insomma, li chiamano in tutti i modi. Sono una consulente d'immagine un po' particolare, insegno le donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo, le aiuto con i loro colori, ma le aiuto anche a destreggiarsi in questo mondo che ogni tanto mette di moda delle cose che non funzionano proprio per tutte e anche a non rimanerci male se non funzionano per loro oppure a farle funzionare. I pantaloni a palazzo, che io che sono vecchia chiamo pantaloni a palazzo, in realtà ora li chiamano wide leg, ma non sono proprio dei wide leg, sono quei pantaloni che dalla vita si svasano, quindi sono in tessuto morbido, a volte sono anche modello jeans, però comunque sono stretti in vita e poi basta, ok? Si appoggiano sul loro fisico, il vostro fisico comunque sia fatto, ma non stringono dalle altre parti. I wide leg 10 anni fa in realtà erano quelli che fasciavano la figura fino a metà coscia e poi andavano dritti. Questi in realtà non fasciano il sedere, cioè non lo stringono, non lo costringono. Quindi vanno di moda insieme a quelli un po' più a zampa, quelli un po' più bottcato, insomma una vestibilità un po' più larga sotto. Ed è una buona cosa perché abbiamo avuto solo ed esclusivamente gli skinny per tipo 15 anni e il fatto che ci sia un'altra vestibilità è sempre bello, a patto da non criminalizzare quella di prima, perché se con gli skinny vi piacete, state bene, vi trovate bene, ok, continuate a usarli, non guardate quelle che dicono ah, buh, bruciateli, no, no, magari per il loro fisico erano da bruciare e non ci si sentono bene, ok? Ma se vi piacciono non fatelo. Però questa è una vestibilità che resterà, che c'è già da 2 anni, ma che quest'anno è veramente abbastanza forte, che si vede in tanti stili e quindi penso che sia molto utile capire come utilizzarli e a chi donano e come sceglierli. Intanto non sono gli stessi pantaloni a palazzo, perché come me ha qualche anno, qualche decennio più sulle spalle, che andavano di moda 20 anni fa, quindi sono a vita alta, non sono a vita bassa, dritti e ampi, ma sono a vita alta, sono abbastanza stretti in vita, quindi per tutte quelle che hanno il punto vita stretto e i fianchi larghi è una gran bella notizia, perché significa che punto vita scegliete la taglia della vita e poi sul resto si scampana. Ma ci sono dei problemi anche lì, non cantiamo troppo vittorie. Quindi sono a vita alta e sono spesso, quasi sempre, abbinati con la vita segnata, ok? Sono anche tendenzialmente abbastanza eleganti, ma poi sdrammatizzati negli abbinamenti, quindi che abbiano le tasche, la piega davanti, che abbiano anche quelli che sono sportivi, cioè hanno l'elastico in vita, poi hanno questa vestibilità un po' formale elegante. Ce ne sono anche con magari un drappo davanti, con le pieghe davanti, con la culisse in vita, con il bordo sotto un po' più spesso oppure appena accennato, quindi ci sono diverse vestibilità. Sicuramente per scegliere un modello che vi cade bene, state attente che in vita sia giusto, sul fianco deve scampanarsi, continuare svasato, quindi dalla maniglia dell'amore fino a metà sedere, seguire la figura e poi continuare scampanato, non chiudersi sotto, in quel caso non va bene, cioè vuol dire che ha una proporzione vostra vita, fianco, che non va bene per voi, prendete un altro modello, andate in un altro negozio, non vi turbate, non è mai il vostro corpo sbagliato, è sempre sempre il vestito, ce ne sarà un altro giusto. Devono appunto le tasche non aprirsi, ce ne sono molto belli con la zip laterale è molto utile perché vi permette di fare una compressione graduata, se voi avete un po' di pancia, un po' di maniglia dell'amore, invece che avere qualcosa che è stretto in un punto e poi sotto tende a ampliarsi, la zip riesce comunque a dare una compressione graduata e quindi a modellare un po' più la figura. State attenti al tessuto perché comunque se il tessuto è troppo sottile si vedrà lo slip, si vedrà la maglietta infilata dentro, il maglione infilato dentro, quindi deve essere un tessuto leggermente spesso, anche perché li porteremo tutta l'inverno, se vi scaldano un po' le gambe meglio, ok? L'altro aspetto è decidere se sceglierli con l'elastico in vita, con la culisse in vita oppure semplicemente con i bottoni e la chiusura normale.
Sicuramente l'elastico in vita aiuta un po', soprattutto se siete delle mele, quindi siete comunque delle donne che hanno la sproporzione tra i fianchi e la vita non presente, quindi avete i fianchi più o meno larghi dello stesso punto in cui mettete il pantalone, o leggermente di più, ma non di tanto, quindi vi permette di avere qualcosa che sia giusto sulla figura, ma lì sia un pochino più morbido e non vi stringa la pancia. Se al contrario siete delle pere delle clessidre, è meglio avere qualcosa che abbia i bottoni o comunque una chiusura, perché in quel modo è più probabile, se la scampanatura è giusta, se non è giusta e vi fa l'effetto che fascia al fianco, cambiate pantalone, che vi stia bene in vita e poi si scampani e sia ben fasciante, ben stretto in vita e mette anche un pochino più in evidenza la vita. Un altro aspetto importante sono quelli con la culissa. Allora, io ne ho provati qualcuno, significa che invece che avere una chiusura, un elastico, eccetera, hanno un cordino per stringerli. Tendenzialmente rischiano di fare molto difetto e sono anche un pochino più sportivi. Ora, non dico di evitarli del tutto, però se avete la figura molto dritta, può anche essere che con questa culissa riusciate. Se avete il fianco largo e il punto vita stretto, visto che di solito sono a tubo, con solo la culissa che stringe, tenderanno a fare difetto proprio nella parte, diciamo, tra il fianco e la vita, le maniglie, eccetera, che non le abbiate, le creano. Attenzione tantissimo alle pieghe davanti, quindi quelle pants che si formano davanti. Sono carine, fanno movimento, belle belle. Peccato che se avete anche solo un pochino di pancia, oppure quei giorni in cui la pancia si gonfia, tendono a fare un effetto rigonfiamento lì davanti. Ora, a volte ci sarà il modello perfetto, per esempio ho trovato il jeans fatto così, perfetto, che è perfetto in tutti gli altri punti del mio corpo, è meraviglioso, non pensavo mai di poter trovare un jeans che mi stia giusto in vita, è svasato giusto sui fianchi, rigido, che si scampana, che ha le pants, e lì fa un po' sto sacchettino, e vabbè, cioè, io vi dico a cosa prestare attenzione, ma si tratta sempre di compromessi, perché comunque sia, a meno che non ce lo facciamo fare su misura, a volte anche quando ce lo facciamo fare su misura, cosa che consiglio tantissimo ovviamente, comunque non sempre si riesce a creare, trovare il materiale giusto, eccetera, voi troverete qualcosa che andrà bene all'80-90%, ok, fantastico. L'importante è sapere come scartare quelli che vanno male, non come andare a scegliere e accontentarsi solo del capo perfetto. Ovviamente più tempo avete, più soldi avete, più sarà facile questa ricerca. E per le mie clienti, per esempio, la faccio io a volte la ricerca del capo perfetto soltanto per le mie clienti, faccio questo servizio di shopping. Però l'importante è sapere che, ok, va bene l'80%. Tendenzialmente quindi è un capo che è stretto in vita e svasato. Come lo abbiniamo? La moda di adesso lo vede abbinato con la vita segnata, quindi con un maglione infilato completamente dritto, una camicia un po' morbido, quindi non oversize, però non aderentissimo come lo mettevamo negli anni 2000, era un po' più aderente. Ora, se lo volete fare con qualcosa di super aderente, non sta male, ok? Magari vi dico altre due cose che potete fare per renderlo più attuale. Se vi sta bene, cioè se siete delle pere, che avete il torace piccolo e i fianchi ampi, vi scegliete il pantalone a palazzo nero e la maglietta, il maglioncino beige o grigio chiaro aderente, ok? Fantastico, ricreate lo stesso effetto della gonna, vi sta molto bene. E ok, fatelo aderente, che se non va di moda. Però diciamo che l'effetto è un pochino più morbido. Ovviamente starà molto bene stretto in vita, con anche una cintura che si vede e poi il maglione, a pere e clessidre, tutte le pere e clessidre, perché comunque abbiamo il fianco largo che continua la scampanatura del pantalone e poi abbiamo il punto vita che c'è ben segnato. Non è una cattiva idea anche per le triangolo invertito messo così, ma la triangolo invertito è molto importante. Intanto avere un pantalone che sia un po' più rigido. Quindi se io ho già un fianco ampio riesco comunque a continuare la svasatura. Se io il fianco ampio non ce l'ho, sarà allora meglio scegliere un pantalone un pochino più rigido, come un jeans fatto così, che resti scampanato un po' di suo. E quindi io poi segno la vita, metto qualcosa di un po' meno morbido, in quel caso un po' più scollato e un po' più scuro nella parte alta, di modo da non ingrandirla.
Per quanto riguarda le rettangolo molto asciutte, l'effetto colonna è un po' a rischio, quindi l'ideale è cercare di mettere qualcosa di un po' morbido, magari infilato dentro solo davanti. Per le mele diciamo che questo non è il pantalone ideale, nel senso che se io ho un torace ampio, che abbia o meno la pancia, che abbia o meno tanto seno, ma dal punto vita, dalle maniglie dell'amore, che è il mio punto più ampio da metà sedere, continuo ad andare giù con un pantalone dritto, quello che faccio è ingrandire, fare tutta la figura a colonna ampia, a tronco e ingrandirla. Questo cosa vuol dire? Che se vi piace non lo potete fare? No, fatelo, è solo che se vi guardate allo specchio e dite ah, ma con gli skinny mi sembravo più magra, ok, è colpa del pantalone, non è colpa vostra, ok? Quindi se volete continuare a indossare gli skinny col blazer lungo, fatelo, ok? Fatelo, non c'è problema. L'importante è essere soddisfatte, non è seguire la moda. Però se volete provarlo, sicuramente una cosa importante è magari scegliere quelli con l'elastico, eccetera, e magari infilarli dentro solo davanti. Il French tuck, quella stondatura che si fa, cambia a seconda della forma del corpo, nel senso che se io il French tuck lo faccio su una pera o una clessidra che ha il fianco largo, quindi infilo davanti e poi creo questa stondatura col fianco sotto, la stondatura, visto che è fatta così, va a ingrandire la parte sotto e ampliare il fianco. Su una mela questa cosa non si ha. Anzi, su una mela sarebbe pessimo avere qualcosa che fa il sorriso all'insù, perché allora vado a ingrandire il torace e la pancia, quello che c'è sopra, invece se faccio il sorriso all'insù è una buona cosa, quindi potrebbe essere una buona idea mettere il maglione, la blusa un pochino davanti e un po' stondata. L'effetto tronco si ha lo stesso, però non c'è problema. Come vengono abbinati, oltre che a seconda della forma del corpo, questi capi? Una cosa importante è che questo pantalone, che è molto molto classico, viene sdrammatizzato molto nell'abbinamento. Quindi lo mettiamo con la t-shirt bianca, con il maglioncino girocollo molto basico, con le sneakers, tantissimo con le sneakers basse. Lo mettiamo senza tacchi, lo mettiamo con lo stivaletto, anche con lo stivaletto un po' col carro armato. Lo mettiamo con il piumino un po' morbido, cioè lo sdrammatizziamo un po'. L'idea di abbinarlo è questa. Rispetto a gli anni 2000, in cui lo mettevamo con lo stivaletto un po' classico, con il maglione fuori, aderente, col collo alto, qua viene un po' sdrammatizzato. E lì insieme è anche di rendere tutto un pochino più rilassato. Ne vedrete tanti tanti in giro, sicuramente state molto attente soprattutto alla vestibilità e a come vi cadono. Io l'altro giorno sono andata a provarne 5 e cadevano tutti in modo diverso, tutti e 5, perché nonostante sia un modello che a me dona, perché avendo il punto vita stretto e i fianchi più larghi mi dona, cambia, ok? Tutto cambia dal tipo di modello, ce n'era uno che era terrificante e uno che era praticamente perfetto, quindi è molto importante vedere le differenze e capire che se vi sta male non è colpa vostra, ok? Se volete capire quali sono i vestiti che più vi donano, capire qual è la vostra forma del corpo, vi consiglio di fare con me la formula dell'abito perfetto. È una mini consulenza in cui oltre all'analisi vi do alcuni esercizi, alcuni outfit da provare per sentirvi meglio con voi stesse. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao!